Nel groviglio di tangenziali e nuove strutture, qualcosa di antico resiste, anche se quasi pronto a scomparire al primo soffio più forte di vento. Sotto gli occhi di tutti, eppure quasi invisibile, a Padova Est c'è un borgo fantasma, testimonianza di una città rurale ormai da tempo scomparsa. Sono le vestigia in rovina del vecchio rione San Lazzaro, precedente a qualsiasi altro edificio nei dintorni, lasciato ad uno stato di degrado assoluto. Questa decina di casupole, semidistrutte e ricoperte di infestanti, sono cresciute intorno alla modesta chiesa di San Lazzaro, risalente al Cinquecento. Qui la Serenissima decise di aprire un lazzaretto per la cura di malati e appestati, funzione che ha poi dato il nome alla località. Il piccolo borgo ha iniziato il suo inesorabile declino negli anni 50, quando la parrocchia venne spostata in direzione del centro e la chiesa, ormai sconsacrata, finì al centro dello sviluppo indiscriminato della Padova moderna. Oggi San Lazzaro Vecchio è un borgo fantasma, lungo via San Marco, dove l'abbandono e il degrado regnano sovrani. Il futuro di questo pezzo di storia padovana è legato agli investimenti privati che non sempre tengono conto della storia della città e soprattutto guardano al risvolto economico. Difficile capire cosa avverrà in futuro e se nuovi acquirenti decideranno di riqualificare le strutture esistenti. Al momento la piccola chiesa è in vendita, nella paziente attesa di un investitore lungimirante che le possa dare una nuova vita e con essa tenga viva la memoria di questa antica periferia padovana.